Il Bahrain Summer Festival celebra la sua quinta edizione nella capitale Manama, con le forme d'arte le più disparate. L'idea è far dialogare persone di età diverse, di diverse nazionalità, in una serie di workshop e appuntamenti vari. Abdullah è uno dei maggiori breakdancer del Bahrain. La breakdance è molto diffusa qui, si è diffusa fra i giovani, cerchiamo di starcene fuori dai problemi e questa è la cosa migliore che abbiamo trovato. Per questo cerchiamo di aggiornarci e di avanzare in questo senso. Insegniamo ai giovani a diventare come noi. Una compagnia giordana di danza classica fatta da studenti si è esibita in una versione di Sherazade, storia molto nota nel mondo arabo. Il riscontro col pubblico del Bahrain è stato molto apprezzato dai membri del cast giordano. È una bella avventura per me poter condividere la mia esperienza e la mia passione per il balletto in diversi paesi, diffondendo il piacere della danza nel mondo. Il Bahrain è un grande paese ed io sono lieto del riscontro che abbiamo avuto. La calligrafia ha una grande importanza nel mondo arabo e la cosa si sta sposando con l'arte dei graffiti, tanto diffusa nel mondo. Uno degli artisti di questa disciplina, in Bahrain, è Huvil. Siamo un piccolo paese, un'isola, e non ci sono molti posti dove andare, per questo cerco di creare nuove attività, nuovi stili, nuovi modi di comprensione fra la gente, nuove pratiche. Portare l'arte da strada in Bahrain, penso, possa stimolare nuove pratiche e possa farci trovare cose nuove. Il festival conserva un programma multiculturale che va dagli spettacoli dei danzatori tunisini alle colorate compagnie di ballo indiane. Gli eventi sono ad ampio raggio, locali, nazionali, internazionali. Il tutto si conclude il 9 di ottobre.